Ultima recensione, molto complessa, che è Blonde Netflix, regia di Andrew Dominik, tratto, che scrive anche la sceneggiatura, tratta dal romanzo di Joyce Carol Oates, cast Ana de Armas, Adrien Brody, Sarah Paxton, Bobby Cannavale, Julianne Nichols, Caspar Philipson e molti altri. Allora, un secondo, facciamo una piccola introduzione. Il regista è Andrew Dominik, che ha fatto questo primo film chiamato Chopper, che io non ho visto, ma sono un grande fan dei due Coogan, Killing Them Softly, questa storia di questo crime con Brad Pitt, Ray Liotta e James Gandolfini, che mi era piaciuto parecchio, ma in particolare lo stupendo L'assassino di Jesse James per mano del codardo Robert Ford, di Brad Pitt, con Brad Pitt, Casey Affleck e Sam Shepard, è uno dei western più belli che abbia mai visto, stupendo. E questo lo dico per ricordare a taluni, che si permetto di dire che Andrew Dominik non sa girare, che Andrew Dominik sa girare molto bene, e che probabilmente questo film è difficile da comprendere di pancia, ok? Però ci arrivo dopo. Comunque, un gran bel regista che sceglie con il DOP Chase Irving di lungo i 166 minuti di passare per diversi formati cinematografici, l'1.37.1, il 4 terzi, l'1.85.1, il 2.39.1, da formati panoramici a formati più classici, bianco e nero, colore, delle scelte anche motivate in base a quello che sta raccontando, musiche di Nick Cave e Warren Ellis, e soprattutto un film che non è biografico, tratto da un libro che non è biografico, che fa della storia di Marilyn una sorta di distopia, perché mette insieme speculazioni, invenzione totale e elementi biografici per raccontare un quasi what if della vita di Marilyn, con dei toni che non sono quelli della realtà. E ora ci arriviamo. Come dicevo in introduzione, aspettatevi un tuttavia. Cioè, io ora, perché la recensione è complessa da fare, è complessa da fare perché ha diverse sfaccettature questo film, quindi magari mi sentirete dire, ma io non sono d'accordo con questa cosa, tuttavia, mettete bene a mente che ci sarà un tuttavia, perché è complesso questo film, e in un presente dove la complessità non esiste, nelle reazioni date a questo film ho visto come la complessità non esiste, e dove si tiene solo e unicamente conto di quello che si ha nella propria testa e non si è davvero più disposti a subire un'opera per cercare di capire cosa l'opera vuole dire, perché si hanno le proprie convinzioni e si va dritti per quella per quell'idea, è importante cercare apertura e cercare di capire quelle cose, nonostante non si possa non condividere tutto quello che viene fatto da un'opera. Alla base, qualora voi lo vogliate guardare, qualora avete un parente che lo volete guardare, ditegli, zia Lucia, che ti piaceva tanto A qualcuno piace caldo, non è biografico, è finzione, c'è qualcosina di biografico, tanta roba è inventata di sana pianta, ok? Le cose inventate di sana pianta sono estremizzazione di alcuni concetti perché si vogliono far passare determinate cose. Però ora mi addentro, quindi capite questa cosa, e vi ricordo nuovamente, aspettatevi un tuttavia a un certo punto, o possiamo chiamarlo un ma. Ok, partiamo. Abbiamo già detto che è un film di finzione, speculazione, sezioni oniriche e realtà. È una sorta di, ve lo spiego perfettamente così, in una frase, è un evil Bohemian Rhapsody. Tanto quanto Bohemian Rhapsody romanza e inventa di sana pianta e ammorbidisce i suoi protagonisti per beatificare Freddie Mercury e di conseguenza anche i Queen, che sono tutti dei bravi ragazzi, non come quelli di Scorsese, ma davvero dei chirichetti che neanche si drogano. Tanto quanto quel film fa quel mestiere, tanto quanto questo film va nella direzione opposta. Ok?
questo si può dire di Blonde, per come è fatto e per come è scritto il libro, ragazzi, perché è tratto da un libro, quindi gli intenti sono questi: di dare fastidio, di provocare e di destrutturare completamente un personaggio. Un personaggio che noi vediamo più come Norma Jean, quello che è il vero nome di Marilyn Monroe e non il suo nome d'arte, nonostante sia molto Marilyn Monroe nel film in alcune cose, però la vediamo più come Norma Jean, quello che poteva essere la sua vera forma, le sue fragilità e quello che ha subito. Non la vediamo come il personaggio che ci siamo raccontati, perché io da bambino e da quando sono cresciuto, ogni volta che si parla di Marilyn Monroe in televisione, quello che è, si ricordano delle cose molto superficiali. Molto superficiali. Si ricorda l'idea fatata di questo personaggio, non si ricorda tutto il resto. Ed è un po' un crimine verso Marilyn Monroe. Ok? Anche perché ricorda tutto, è un personaggio morto suicida sostanzialmente. Ok? E quindi è da tenere bene a mente che se una persona arriva con l'estremo a qualcosa dentro, che non è tutto questo sfarzo, non si è ammazzata perché la vita era troppo bella ed era viziata, ok? Ma al di là di questo, è un film che naviga, diciamo, fluidamente tra la carriera di Norma Jean, l'origine di quello che è un po' il suo talento e l'origine dei suoi demoni. Allora, ci sono delle cose vere che vi dico già, tipo i disturbi mentali della madre, anche se determinate cose che la madre fa sono estremizzazioni di quel evil Bohemian Rhapsody, quindi di voler spingere su determinate cose per dare una componente drammatica al personaggio. Paternità sconosciuta, che è vero che è stata risolta solo ultimamente. I nudi di pin-up che ha fatto Marilyn, questi non sono spoiler, ragazzi, sono cose che della biografia, sono cose che sono vere. Matrimoni, Joe DiMaggio, Arthur Miller, sono veri. Disturbi comportamentali, anche in parte per quanto la penso io, indotti, sono veri. E dico indotti come il suicidio, appunto, barbiturici, è vero. Dico indotti perché la cosa che volevo dire è anche che, un po' come Spencer, che è molto onirico di Lorraine, anche se è molto più fedele per certi versi alla realtà di quello che è successo, nella sua realtà, non realtà, cerca di spingere molto più su parti oniriche, su una parte drammatica di Diana, che non è la realtà perché nessuno sa se ha vissuto quelle parti oniriche, non credo, comunque è ovviamente finzione, è poetica dell'autore, per descriverci una parte Spencer, è Diana Spencer, ok? Non è Lady Di, quella tutta glamour che ci siamo raccontati, è un personaggio più ferito, e quindi raccontiamo quello. Come un po' Judy, che il film su Judy Garland con Renée Zellweger, bellissimo se non l'avete visto, di Rupert Gould, è un film però quello biografico, quello di Judy, molto più attinente alla realtà, che fondendosi con quest'idea di Spencer cerca di raccontare il lato peggiore di Hollywood e la mercificazione un po' di Hollywood, perché Judy Garland è arrivata a pezzi a livello psicologico alla fine della sua carriera, ma ha subito di tutto. E la stessa cosa la nostra Norma Jean ha subito di tutto, e quindi è arrivata alla fine della sua carriera distrutta, ma perché ha subito le peggio cose, ok? Qua in finzione, giocando molto più su queste cose, ma è importante tenere in considerazione questo aspetto, ok? E è un film che, per il modo in cui tratta Marilyn Monroe, per cui tratta in particolar modo Norma Jean, io posso identificare, nel suo essere spiacevole volutamente, accostare a Fuoco cammina con me. Perché lo accosta a Fuoco cammina con me? Perché lungo la visione, per via delle parti oniriche, per via delle torture psicologiche che ha Norma Jean, per via di come vive il suo spaccarsi tra una persona che vuole essere angelica e comune e una persona che vuole essere un po' più un po' una star, questo suo spaccarsi tra quello che vogliono gli altri per lei, partendo da un suo desiderio che è stato deformato, e quello che lei vuole davvero, in questa sua cosa quasi bipolarità un po' indotta, un po' sua, mi ha ricordato Laura Palmer, questa sorta di martire
predestinata a essere, che da un lato è una ragazza angelica e perfetta, dall'altro nasconde dei segreti e che sono orribili e che sono e che avrebbero bisogno di cura e che avrebbero bisogno di attenzioni. Mi ha ricordato questa figura di martire predestinata che va un po' dopo la morte a essere quasi una figura angelica, ma che in vita ha avuto momenti di luce ma tanti momenti di buio e di appunto martirio, di tortura. Io l'ho vista Norma Jean, Marilyn Monroe, trasformata in questo modo, anche nel modo in cui gioca con appunto formati, colore bianco nero, per alternare le diverse fasi della sua vita e della sua esistenza, non sempre forse giocate bene, cioè dovrei rivederlo tutto e fare più attenzione per capire se secondo per fare un'analisi se questo cambio di formati è giocato anche in base alle sensazioni. In alcuni casi ho capito che voleva sottolineare più l'essere Norma Jean e più l'essere dentro certe cose, in certi casi più Marilyn, in certi casi perché c'era una determinata situazione drammatica. Ho capito un po' gli intenti, ma non so se funzionano sempre. Cioè questa analisi tecnica richiederebbe un tempo che non abbiamo nel dover fare un questo tipo di recensione e non ho io nel dover indagare sul film, perché richiederebbe una visione molto più approfondita. Però in alcuni casi l'ho apprezzata, in alcuni casi ho trovato che c'era un po' di confusione sul perché fare certe cose, ma ho capito lo sforzo. Però comunque nel suo essere Laura Palmer, nel suo essere Un fuoco cammina con me, non con un personaggio di finzione, ma con un personaggio forte come Marilyn, si crea, appunto dice, questa realtà non realtà, si crea una finzione sostanzialmente, perché tutto quello che viene raccontato, per quanto porzioni di vero, vero come la funzione, un po' come il film, si va nella non realtà, perché i piani onirici prendono molto il sopravvento. Il finale mi ha ricordato molto Elephant Man, però l'inizio di Elephant Man è un po' la fine di Elephant Man, e in generale tante cose mi hanno ricordato segni di altri autori, anche se Andrew Dominik sembra trovare una propria quadra nel fare certe cose, sfruttando immagini oniriche che vengono anche da alcuni film della Monroe stessa, utilizzando alcune immagini, utilizzando il cinema stesso come luogo di visione di alcune cose. E io ho trovato quest'idea interessante, ho trovato molte cose interessanti. Il film l'ho seguito, ecco, 166 minuti mi ha preso perché volevo sempre più capire dove volesse andare questo racconto. Quando ho capito che era quello, mi sono un po' adagiato e mi sono un po' lasciato portare dalla corrente e l'ho accettato, anche perché non sono un grandissimo fan di Marilyn Monroe, non ha mai attecchito come questo mito incredibile. Ho capito chi era Marilyn Monroe, ho capito il suo mito, non ho mai trovato particolarmente interessante, misteriosa, affascinante la sua morte, l'ho trovata molto chiara. Non ho mai trovato interessante come interprete, attrice, icona, perché non ho questa cosa, non ha mai attecchito com'è questa figura misogina, perché tanti dicono il film è misogino, in verità il film racconta la misoginia. Comunque non ho mai trovato affascinante questo lato della sua carriera, quindi con me il personaggio non è mai cresciuto dentro, però l'ho accettato forse anche per queste ragioni, non ho quel mito. Però venendo alle questioni dietro il film e all'accoglienza, che fanno parte della recensione, i nudi che ci sono dentro il film, la crudeltà che c'è dentro il film, la misoginia che c'è dentro il film, considerando che è stato tutto scelto di essere fatto per darvi fastidio, come Fuoco cammina con me, ragazzi, dà fastidio da vedere. Quello che subisce Laura Palmer non è bello. Quello che fa in modo quasi bipolare lei tra bontà assoluta e peccati assoluti, parlando di peccati non in modo biblico, ma per quello che fa, tra inferno e tra deviazioni e donna di luce, dà fastidio. Anche il nudo di Laura Palmer in tante scene è fastidioso, è violento, e in questo film si cerca questa cosa, vuole darti fastidio il film in molte cose, lo fa appositamente, quindi se vi dà fastidio il film è riuscito. Il punto è, funziona con voi? Cioè siete in grado di ricevere un fastidio? E questo è il punto, perché poi anche il film è misogino. Il film non è misogino, il film racconta la misoginia, cioè ti fa, e per raccontare la misoginia non si può essere accondiscendente verso lo spettatore,
Cioè, se io ti devo raccontare i campi di concentramento, se io ti devo raccontare, adesso sono andato su un altro argomento, però se io ti devo raccontare qualcosa di orribile, non ti posso indorare la pillola. Non possiamo fare tutti la vita è bella. Cioè, fino a un certo punto, per quanto l'idea possa essere interessante, io ti posso raccontare delle cose orribili in modo piacevole. Le cose orribili sono spiacevoli. E io credo che tante volte siamo in questo presente folle nel quale ogni volta una cosa spiacevole ci inventiamo un complotto, giriamo, voltiamo la testa da un'altra parte perché siamo talmente viziati che facciamo fatica ad accettare le cose spiacevoli. Al di là del fatto che qua siano finzione, ma devi saperlo tu a priori che è finzione, trovo davvero inaccettabile che non si riesca ad andare in questa cosa. Cioè, siamo talmente fuori di testa che non riusciamo a ricevere un racconto spiacevole. Questo l'ho visto anche in Game of Thrones, quando la draghessa diede fuoco a tutto, tanti scrissero: ah, ma è terribile, è crudele, perché far vedere quelle cose? Perché se il personaggio ha una deriva di un certo tipo, devi vedere l'orrore, se non ha senso il resto. Perché facciamo così fatica ad accettare queste cose? Io trovo che siamo un po' fermi al passato, però ci arriviamo dopo. Il film è crudele perché deve darti fastidio. Marilyn Monroe, anche da morta, è stata raccontata come la bomba sexy, quella del vestito che si alza e una marea di uomini che le ululano attorno, perché di sicuro le casalinghe non stavano lì a ululare a le casalinghe o le donne in generale non stavano lì a ululare a Marilyn Monroe che si faceva alzare il vestito, sicuramente no. Il fatto che fosse un personaggio vanesio, cioè io quel racconto demenziale di lei che canta Happy Birthday, Mr. President, e tutti, ah sì, che bello, ah sì, che bello tu che sei un uomo e sei attratto da quella sessualità. Ma io non credo che sia così bello per tutti quella cosa lì, non credo che sia così bello che Marilyn Monroe si sia dovuta un po' piegare a continuare a interpretare quel personaggio così vanesio, bomba sexy per fare quella cosa. Non so quanto è stato un po' degradante probabilmente, o quasi sicuramente fare quella cosa lì, oltre al fatto che io ho sempre trovato demenziale quella cosa. Ed è anche il motivo per cui si è arrivati a un certo estremo poi verso la figura di Kennedy, che io pur non essendo americano non ho tanto gradito. Perché ho trovato un'estremizzazione troppo cattiva anche verso la memoria di Kennedy. La capisco verso Marilyn, però ho accettato questa scena, ma l'ho trovata un po' troppo fuori, come sono troppo fuori tante cose, ma sono più accettabili perché riguardano Marilyn Monroe, Norma Jean. Nel momento in cui coinvolge una figura così, è difficile che il pubblico possa accettare perché stai inserendo nel tuo racconto una cosa un po' per quanto oltre di fantasia, e poi ci arriviamo a quello che secondo me è il difetto di questo film, o oltre a tante altre cose. Però ecco, mi tira un po' fuori, anche perché noi non riusciamo ad accettare il fatto che in una certa epoca ci fossero stati sesso, droga e abusi. Cioè, nel senso, io mi ricordo anche quando uscì Boardwalk Empire, tanti, ma gli anni 20 non erano così la gente? Ma perché no? Cioè, ma in base a che cosa? La gente non faceva sesso, il proibizionismo c'è stato per un motivo ben specifico. Pubblicamente si manteneva una certa morale, ma nel privato le persone hanno sempre fatto determinate cose. Le droghe qualcuno ne avrà abusato. Sherlock Holmes fumava la pipa. Cioè, nel senso, tanti personaggi raccontavano le case degli oppioidi dove tutti andavano e si chiudevano per intere giornate perché erano dipendenti dagli oppiacei, semi di papavero. Si raccontavano queste cose, sono sempre raccontate. Erano molto più tabù, però queste cose c'erano. Ecco, io questa cosa di preferire che Marilyn Monroe sia morta in modo esoterico, misterioso, la trovo l'ennesima schermatura dalla realtà. Anche perché poi, sempre parlando di misoginia, quello che si vede in Marilyn ci dice, ci ricorda che Harvey Weinstein, al di là di come Hollywood ha preferito raccontarsi la cosa, ah no, però in verità Harvey Weinstein è un prodotto raffinato di quello che Hollywood è sempre stata. Cioè, che a Hollywood i produttori, soprattutto ragazzi, sono gli anni 50. Cioè, certe cose orribili appunto sono capitate all'epoca di Weinstein, in una società molto più evoluta.
agli anni 50, dove la donna era la casalinga che sorrideva tipo Jetson, che faceva la massaia e stai zitta, stai lì, quello è il tuo posto. Ma figuratevi se la donna che era la spalla comica piena di stereotipi di Happy Days, quella cosa lì, figuratevi se una donna sul set, o comunque che si proponeva a un produttore, quello che doveva fare non era fare sesso nell'ufficio del produttore, come ha fatto Weinstein nelle camere d'albergo e via discorrendo, per ottenere una parte. Cioè, se non era mercificata in quel... era sicuramente così. Harvey Weinstein è il prodotto, non è una giustificazione, è un racconto, è un prodotto di quell'epoca orribile, che è stata criminale e che è inaccettabile anche solo a pensarci, ma era quel prodotto lì, è l'ultimo prodotto di quell'epoca, che se la cancelliamo, nel senso non di non raccontarla più nella sua crudezza, ma nel senso di dire questa cosa non deve capitare mai più, se ti comporti così tu non meriti di poter lavorare, soprattutto in un lavoro così prestigioso e che è un onore e un privilegio poter fare, come in qualsiasi altro lavoro, se ti comporti così sei indegno come essere vivente. Però questa cosa esiste ed è esistita, ok? E se io te la racconto con toni leggeri, non farà mai presa su nessuno. È questo che io dico di questo film. Essere complici in modo demenziale di questa visione delle icone perfette, intoccabili, immacolate, che non sono mai state. Anche questa cosa, quando qualcuno accenna, però Brando era omosessuale, cioè, o comunque era, la gente si irrigidisce, o no, Brando, però Brando sul set era un po' un infame, non era bello con quello, tutti, no, però cosa fai, non fai lavorare Brando. Nessuno sta dicendo questo, sta dicendo che all'epoca era accettato. Oggi darei anche un calcio, come è capitato a Edward Norton, che è inlavorabile, e quindi tanti hanno detto: senti un po', statene a casina tua, perché a un certo punto diventa anche fastidioso, diventa anche un climettino un po' così, e considerando che siamo dei privilegiati a fare questo lavoro, comportati decentemente, altrimenti non possiamo essere complici di questa demenzialità, che non deve portare a nessun estremo. Non deve portare, non è che domani cancelliamo Brando perché si comportava male sui set, non è che domani cancelliamo Marilyn perché ha subito determinate cose, e quindi assolutamente no. Dobbiamo affrontare certe cose affinché non avvengano più. Cioè, a me sembra che siamo tornati indietro a non tollerare il fastidio. Però questa cosa la dico in chiusura. L'ultima cosa che voglio dire, che riguardo le icone, che se ci fate caso, col passare del tempo le abbiamo accettate di più. Cioè, un Kurt Cobain che è stato male, che ha subito certe cose, ci sta bene, ok? Un Kurt Cobain ci sta bene. Una Marilyn no, perché ha scritto in un tempo diverso, che è per noi Happy Days, è una cosa fantastica, fantasiosa, che non vogliamo toccare, ok? E non è giustissimo questo comportamento, non va bene, cioè, c'è qualcosa che mentalmente dobbiamo superare. E in generale questo film mi ha un po' ricordato, anche se è molto crudele, anche se è molto crudo, la canzone di Bruno Risascar, Cobain, appunto, dove a un certo punto dice: chiedilo a Marilyn quanto l'apparenza inganna e quanto ci si può sentire soli, quella cosa lì. Sarebbe stato meglio, probabilmente qua arriviamo ai tuttavia, un racconto più accurato in quella direzione, sfruttare Ana de Armas per fare. Però il problema è che a monte il libro e la sceneggiatura che ne è stata tratta non aveva quell'intento, e quindi stiamo chiedendo a un Doberman, stiamo dicendo: ma non potevi nascere, non lo so, bulldog francese? No, purtroppo è un Doberman, e quindi è quello, cioè stiamo chiedendo una cosa impossibile, una cosa perché per concezione iniziale non può essere altro. A me sarebbe piaciuto vedere un film su Marilyn di quel tipo, sviluppato con questa tecnica, perché la tecnica c'è. Poi è
confusa, posso dire, in alcuni tratti non ben chiara sempre, non sempre sfruttata al massimo, però comunque il lavoro c'è, non si può dire che ci sia del brutto lavoro. Al problema, e ora ci arriviamo. Tuttavia, nonostante abbia detto determinate cose di questo Blonde, il film, che è fatto per dare fastidio, vi dà fastidio? Sì, è fatto apposta, sì, ma non lo tollerate, avete ragione. Cioè, nel senso, quello che io che vi sto dicendo, dopo che vi ho detto tutte queste cose, non è siete stupidi perché non lo tollerate, avete ragione a non tollerarlo, perché è un film che per sua concezione vuole essere spiacevole, e se vi risulta spiacevole avete ragione. Non è tanto un valore aggiunto del film, nel senso che l'idea può essere stupida di fare un film così tanto spiacevole. E perché può essere stupida? Perché per certi versi, tipo il nudo, perché doveva essere compiaciuto il nudo? Perché dovevano godere del vedere Ana de Armas nuda? Ok, è un po' come il nudo della Rossellini in Velluto Blu. Non è mai piacevole vederlo. La Rossellini era una fotomodella, una donna stupenda, bellissima, famosa in tutto il mondo. In quel film non è erotico il suo nudo, cioè lo è in alcune scene, ma nelle scene, moltissime altre scene, è parte di un racconto molto deviato, molto carnalmente violento, che non ti compiace. Se ti compiace, c'è qualcosina che non va. La stessa cosa qua, l'idea è quella, e posso capire da fastidio. E perché dà così tanto fastidio? Perché è Marilyn Monroe, e questa cosa va un po' a fare a cazzotti, e lo so scientemente, con quello che dicevo prima sull'accettare certe cose dell'icone, perché essendo un'estremizzazione, essendo un'invenzione di tante cose in peggio, essendo questa Laura Palmer, il problema è che non è Laura Palmer, è Marilyn Monroe, è Norma Jean, quindi è una persona vera che ha una memoria sbagliata o più artefatta o meno in tutti noi, ok? Ma una memoria ben precisa, e che in questo modo viene intaccata in modo troppo violento. Cioè, secondo me il difetto del film è quello di probabilmente un film che chi non ha nessun attaccamento per Marilyn troverà molto ganzo e molto affascinante, lo accetterà perché troverà più Laura Palmer, cioè nel senso di personaggio di fantasia che non aderisce alla realtà. Chi invece è un po' più cresciuto con Marilyn farà fatica, o magari se tu hai studiato di più il personaggio farà fatica ad accettarlo. Cioè, è un film che se al posto di Marilyn Monroe lei si fosse chiamata, non lo so, Francisca de la Vega, sto dicendo cose a caso, scusate, ed era un personaggio di fantasia che poteva ricordare la Monroe come qualsiasi altra interprete, ma era un personaggio di fantasia, ok? Il pubblico l'avrebbe accettato forse un po' di più, non avrebbe avuto questo rigetto perché è Marilyn Monroe, mio Dio. E quindi per certi versi il film ha un problema che avrebbe dovuto forse capire un facsimile, che per quanto viva di non realtà, in tante sue parti comunque ti riporta quella cosa lì. Come il problema è che le parti di luce che ci sono all'interno del film sono un po' pochine, ok? Il film non ha molta luce, molta bontà, molta apertura, è molto poca. E il film spinge troppo e costantemente sulle parti spiacevoli, con un'Ana de Armas che piange veramente tanto e che vira veramente tanto su dei sentimenti negativi per quasi l'intera durata del film, e che è costantemente in pena e che è costantemente dolorosa da guardare. Anche la sua interpretazione, molti la stanno dicendo che è orribile, secondo me funziona per quello che deve fare. È forse un po' caricaturale di Marilyn, però funziona nel parlato, però funziona per quello che deve fare.
è un film che vive interamente di dissenso, di voglia di distruggere e decostruire le nostre concezioni sul personaggio, e questo forse è un difetto eccessivo, perché vai troppo. È appunto Evil Bohemian Rhapsody, tanto quanto quello insopportabile perché è troppo buono, questo è insopportabile perché è troppo negativo. Ma la bontà attecchisce su molti, perché tutti vorrebbero essere quel personaggio super positivo che è Freddie Mercury. Quest'idea che no, in verità io sono un genio, lavoro da McDonald's a girare le patatine e gli hamburger, però in verità ad X Factor metto a cantare, tutti applaudono, i giudici si alzano, piangono, mi abbracciano e domani vendo 7000 dischi perché sono troppo un grande. Cioè questa cosa demenziale che abbiamo tutti perché siamo dei super viziati, in Bohemian Rhapsody è un elemento positivo. Qua dove c'è negatività totale, il pubblico non lo accetta, e quindi è fatto un film troppo spiacevole. Questo è il problema. Come hai fatto un film che sì, è troppo spiacevole, però triggera troppo quella parte del pubblico, ferma un po' a Cuore Selvaggio e Lutto Blu. A me sembra di leggere più o meno le critiche che erano state fatte a quei film all'epoca: è troppo violento, è sconsiderato, Andrew Dominik sei un cane, non dovresti fare questa roba, chiedi scusa. Anche Lynch fu accusato proprio per la Rossellini, senso di misoginia, ora tutti ne parlano bene con la storicizzazione, con una visuale più moderna, però anche lì era stato fatto lo stesso valore. Dominik non ha lo stesso valore artistico di Lynch, quanto super fan e quanto studioso del cinema. È chiaro che Andrew Dominik non ha la stessa valenza, è chiaro, non sto dicendo la stessa cosa, sto dicendo che le critiche mi sembrano molto similari, ok? Per via di queste scelte, che sono secondo me troppo violente, un po' sconsiderate, e che mirano troppo sul far male al pubblico piuttosto che dare una soluzione a questo male continuo che è Marilyn, a questa marea di uomini che la circondano, la desiderano, la trasformano in carne, ok? Solo questa e altre cose che non posso dire, anche altre cose riguardo il desiderio di maternità di Marilyn. Però ragazzi, capite che se ti hanno spostato mentalmente, certe cose le vedi in una certa maniera, le senti in una certa maniera, senso di colpa, rimpianto, navigano dentro di te in una certa maniera, che raga è spiacevole, chi vive certe cose lo sa, è spiacevole, non è piacevole. Voi siete delle persone sedute su una poltrona, chi vive certe cose vive anche delle cose che non sono propriamente colpa loro in modo spiacevole. Poi anche lì c'è tanta finzione, e ripeto, la finzione ha sempre questo difetto di essere troppo esagerata e negativo. Quindi, arrivando alla conclusione, io non mi sento di dare dello stupido a chi non ha gradito il film, lo rimprovero perché dovrebbe accettare le cose spiacevoli, e tutti dobbiamo imparare a accettare le cose spiacevoli. Allo stesso tempo mi sento di bacchettare un po' chi parla di cattiva regia, cattivo montaggio. Mi sembra un po' che stiamo perdendo il nord di cosa sia e guardando tanta immondizia nell'after show lo ascolterete, perché per chi per l'after show so cos'è una brutta regia, un brutto montaggio, ne ho visti tanti. Qua non è brutta regia, è brutto montaggio. Io ho trovato un po' scellerate le scelte dei formati, perché non sempre da una prima visione, ripeto come dicevo prima, sembrano coerenti a quello che effettivamente tu stai cercando di raccontare, dei mood. Non mi sono sembrate sempre coerenti sul pezzo. A volte ne capisco il senso, a volte ne capisco un po' meno, a volte le apprezzo, a volte per nulla. Credo che ci sia stata troppo volontà anche di far capire a livello visivo finzione, in realtà momenti di luce, momenti di tenebra. Credo ci sia stata anche troppa confusione nel fare questo, nel sottolineare Marilyn, Norma Jean. Credo in alcuni casi sia stata solo una scelta stilistica e poco narrativa. Credo anche che Andrew Dominik, concludendo, il suo più grande errore è che questa non è la sua poetica. Cioè, quella è Spessing Blonde,
alcuni ovviamente si mettono in bocca parole che non capiscono. Non è Andrew Dominik che cerca di fare l'autore, perché come abbiamo detto mille volte, un autore è tale nel momento in cui ha una sua voce, non quando insegue degli stilemi di altri o cerca di fare l'autore. Non vuol dire niente, è senza logica questa cosa, questa affermazione non ha alcuna logica. Andrew Dominik l'errore che fa è che non segue la sua lingua, cioè cerca di sperimentare visivamente a livello di scrittura con qualcosa che non è forse la sua misura stilistica, cioè cerca di andare in situazioni che non gli appartengono, non perché rincorre altri, ma perché non riesce forse pienamente a tradurre questi sentimenti con una sua grammatica. Voi sapete come ne penso dei registi, che per me soprattutto gli autori hanno una propria grammatica che è il loro linguaggio. Cioè Spielberg, se fa un film sulla Monroe, al di là di Blonde, userà una grammatica, un linguaggio che è spielbergiano. Andrew Dominik qua, per quanto io mi ricordi dei suoi film, non ha usato il suo linguaggio di Andrew Dominik, che è un autore in modo molto relativo, Dominik. Ha usato una serie ha parlato molte lingue, è diventato un poliglotta, e non so quanto sia riuscito a dare un'unione di intenti a questo film. Cioè, Blonde potrebbe essere un film che tra 10 anni lo vediamo rivalutato. Cioè, molta critica dirà, no, abbiamo sbagliato, il film era molto ganzo, come potrebbe cadere nel nulla, perché gli errori che dicevo poc'anzi, soprattutto nell'utilizzare Marilyn piuttosto che altro, nello spingere troppo verso certe cose, lo trasforma in un'opera talmente spiacevole e per certi versi magari sbagliata nel misurare certe cose, che cadrà un po' nella vergogna e non avrà più nessun seguito nel corso dell'arte, nel tempo cinematografico, ok? Credo che potrebbe essere questo il grosso pericolo. O una cosa o l'altra. Propendo più per il fatto che possa un po' implodere, perché è anche un film che non ha delle caratteristiche interessanti che ti portano a rivederlo. Proprio perché non è un biopic e quindi non stai assistendo a una storia vera, e proprio perché non essendo finzione non hai quello giusto aggancio per costruirti, perché tipo Inland Empire o lo stesso Mulholland Drive hanno una costruzione attorno a Hollywood, attorno alla finzione, che ti porta a entrare in quella logica e a vedere queste cose. Perché c'è dietro comunque un thriller, una storia, un concept. Qua è Marilyn Monroe. E il fatto che non sia davvero Marilyn Monroe, che sia in realtà più che realtà, ti disinnesca l'idea forse di volerlo riguardare, o di volerlo comunque vedere, o di volerlo comunque apprezzare. Quindi non aggiungo altro perché non voglio confondervi. Per me Blonde è un film molto interessante, l'ho guardato con molto trasporto, mi ha affascinato, forse anche per la mia poca, come dicevo, vicinanza a Marilyn Monroe. È un esperimento molto interessante, ha i difetti dei quali vi ho parlato. Se non lo gradite, ripeto, non siete assolutamente stupidi, non siete assolutamente persone che non capiscono niente, evidentemente avete incontrato in modo molto ostico quei difetti di cui ho parlato. Se l'avete gradito, non siete anche voi dei deficienti che non capiscono niente, ma anzi evidentemente avete incontrato delle cose che il regista voleva dire, che cerca di dire all'interno del film, e quindi avete apprezzato la ricerca che ne è derivata da quel libro, che allo stesso modo non cerca la realtà ma inventa una linea alternativa per Marilyn Monroe, che non è quella di Io e Marilyn che racconta Piraccioni, ma è una cosa molto 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 diversa, e non è una bambola Vanesia bionda. Si poteva fare diversamente? Sicuramente sì. Vedremo cosa succederà in futuro.